Matura, combattiva, paziente e compatta, se servissero quattro aggettivi per descrivere brevemente la Nocera e Conuto Catania, non potremmo che appellarci a questi appena sciorinati. La squadra di coach Peppe Dato regola la Lazio con un 14-10 che, c'è da giurarci, avrà un peso fondamentale nella corsa salvezza. Una vittoria che riassume il percorso di crescita degli etnei condensandolo nell'ora di gioco della Scuderi, nella quale Cacciaro e compagni sono sempre sembrati padroni del proprio destino anche nei momenti meno brillanti della gara. Pronti via, la Noto si trova immediatamente sotto, Cannella sblocca il punteggio con un rigore dopo appena 22 secondi, ma i padroni di casa non si scompongono e rispondono con Cacciaro prima e Privitera dopo, terminando la prima frazione sul 2-1 a favore. Le due squadre danno vita a un match vivo, combattuto punto a punto. Nella seconda frazione, sul 3-2, i catanesi trovano il primo allungo della partita con Lucas, Giorgio Torrisi e Zeliko Kovacic, a cui risponde il biancoceleste Vitale, portando il parziale su 6-3 a metà gara. Dopo il cambio vasca, le due formazioni continuano a duellare con la Noto Catania, che trova il 9-4 a 3 minuti dalla terza sirena, e la Lazio brava ad accorciare sul 9-7 con Gianni, Leporale e Spione. Nei primi minuti dell'ultima frazione la Lazio sembra poter arrivare al pari. La rete di Privitera infatti viene seguita dall'1-2 di Spione e di Rocco, ma proprio quando l'inerzia della gara rischia di favorire gli ospiti, ecco lo spunto di Giorgio La Rosa che, imitato a stretto giro di posta da Cacciaro e Lucas, portano la sfida sul 13-9 a 3 minuti dalla fine. I laziali, dopo la decima rete firmata da Leporale, mollano il colpo con Capitan Cacciaro che scrive il 14-10 finale per gli etnei a 16 secondi dalla fine tra gli applausi del pubblico. Il successo sulla Lazio consente alla Noto Catania di riallacciare il discorso con la vittoria interrotto dalle sfide alle corazzate Sport Management e Prorecco e di preservare l'attuale ottava posizione tenendosi fuori dalla zona play-out. Per i catanesi adesso saranno fondamentali le prossime due gare, l'abbordabile trasferta di Napoli in casa dell'Acqua Chiara fanalino di coda e lo scontro diretto della Scuderi del 28 aprile con la Rarinantes Florenzia, che potrebbero cominciare a dare contorni sempre più reali al sogno salvezza della compagine rossa-azzurra.